Ciao ragazzi, riprendiamo il nostro discorso e il nostro approfondimento su tematiche di educazione civica in base a quanto stiamo affrontando a livello geostorico. Sicuramente in base al percorso che stiamo, insomma, costruendo sullo studio dell'Impero Romano, non possiamo non far riferimento a due tematiche, a due nuclei, insomma, a due nuclei di riflessione importanti. Il tema della guerra da una parte e il concetto di schiavitù dall'altra. Interconnessi perché effettivamente come dire, la guerra portava a Roma, nello specifico, la formazione di schiavi, quindi questo è soltanto uno dei tanti punti di contatto tra i due temi. Allora, cominciamo a parlare della guerra. Vi ho scritto qui un piccolo box in cui anche a livello linguistico vi faccio vedere da dove deriva la parola. Non è guerra, probabilmente lo sapete già, non viene dal latino. Ma è più un termine di origine germanico. Ricordate tutti quei termini in italiano che hanno come prima digramma queste prime due lettere GU, non sono di origine latina, ma sono importate dal contatto col mondo germanico. Infatti, guerra ricorda più war, questo insomma lo porta più a legarsi al contesto del contatto tra i romani e le popolazioni oltre il limes. Mentre invece l'aggettivo bellico riprende proprio la base latina bellum. Allora, naturalmente, fatta questa premessa molto generica sul termine, riflettiamo un attimo proprio sul concetto di conflitto. Che cos'è una guerra? Una guerra è uno scontro che vede contrapporsi a volte popoli differenti, a volte cittadini appartenenti alla stessa nazione. Lo abbiamo visto nella storia di Roma, abbiamo visto Roma che combatte contro i Sanniti, Roma che combatte contro la Magna Grecia, contro Cartagine, sono popoli, tra virgolette, esterni alla cultura romana. E poi Roma che combatte contro i Parti, Roma che conquista la Britannia del Sud, ma abbiamo visto anche Roma in cui praticamente gli optimates si scontrano con i populares, quindi abbiamo visto una guerra civile, quindi in base a chi è, tra virgolette, il nemico da affrontare esistono diverse tipologie di guerra. La cosa che è interessante e che ci spinge in qualche modo a riflettere sull'attualità è questa: la guerra può essere concepita come guerra giusta, cioè può avere una giusta motivazione. La guerra può essere uno strumento, tra virgolette, per portare la pace, e questo è un discorso contemporaneo. Basta dare un'occhiata, diciamo, alla storia tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, in modo particolare il Medio Oriente. Dagli anni 90 in poi l'America spesso ha portato guerra con la motivazione portare la pace, portare la democrazia, esportare la democrazia, quindi questo mito della guerra giusta. Ecco, questo concetto di bellum iustum, di guerra giusta, in realtà trova fondamento nel popolo romano. Lo abbiamo visto agli inizi. Già quando Roma prova a in qualche modo ad allargarsi, la città di Roma, dico, prova ad allargarsi nell'Italia, nella penisola italiana e poi gradualmente nel Mediterraneo e poi gradualmente sempre di più, cerca sempre di giustificare, in modo particolare l'uomo che ha fatto del proprio governo un baluardo, uno stendardo, questo motto bellum iustum, è stato Giulio Cesare. Giulio Cesare, quando, se ricordate, lascia morire di fame gli abitanti di Alesia e quindi fa cadere il governo del barbaro, tra virgolette, Vercingetorige, si scusa, cioè si scusa, si giustifica, fa credere a Roma che in realtà questi galli siano una minaccia e quindi lui è costretto a dichiarare guerra. In realtà non è così. Roma vive nel mito del bellum iustum, da contrapporre invece alla guerra modo latronum, cioè la guerra condotta secondo il modo dei predoni, di coloro che attaccano per arricchirsi. In realtà sappiamo che è semplicemente un'immagine, una copertura, una giustificazione abbastanza ipocrita. Roma ha un grande potere militare di fondo, vuole procedere, vuole conquistare e spesso cerca di giustificarsi con con questa necessità di dire siamo stati attaccati, sono una minaccia per il nostro popolo. Un po', ripeto, quello che accade oggi. Spesso vediamo gli Stati Uniti dichiarare guerra ad aree del mondo non particolarmente organizzate a livello militare, ma molto ricche a livello economico, per cui
Ufficialmente la motivazione è non possiamo tollerare dei regimi dittatoriali, tra virgolette, in alcune zone del Medio Oriente, questa è la motivazione ufficiale, quindi cerchiamo di portare la democrazia nel mondo. In realtà la motivazione di fondo è l'interesse economico. Quindi c'è questa volontà di rendere, tra virgolette, tollerabile a livello morale la guerra. Perché, ragazzi, ricordatevi, la guerra non è mai positiva, non porta mai un vantaggio. Anche chi vince comunque perde qualcosa, perde uomini, perde risorse. Quindi è sempre una difficoltà portare avanti una guerra, non è mai una passeggiata. Allora, ritornando al mondo romano, quali erano le modalità attraverso cui i romani portavano delle guerre? Quindi fondamentalmente c'erano diverse procedure. Innanzitutto, solo il Senato, ufficialmente, almeno nell'età praticamente repubblicana, poi quando si passerà al principato e all'impero, questo potere passerà al princeps e all'imperatore. Il Senato, princeps e imperatore potevano dichiarare guerra. La guerra doveva essere, questo nella Repubblica, la guerra doveva essere in qualche modo votata dai comizi, dalle assemblee. Quindi c'era praticamente c'era un preciso iter, non si poteva dichiarare guerra dall'oggi al domani rispetto ad un popolo straniero. Quindi il Senato doveva approvarla e i comizi dovevano votare l'entrata in guerra o meno. E quando un nemico si arrendeva, non bisognava poi, tra virgolette, vendicarsi, cioè bisognava rispettare, tra virgolette, il nemico, bisognava trattarlo come pari. E questo discorso del nemico come pari è interessante perché inizialmente, cioè, no, inizialmente, come dire, il termine latino con cui si indica il nemico è hostis, ma inizialmente hostis non voleva dire nemico, voleva dire straniero che viene trattato alla pari. Il nemico hostis, mantenendo questa accezione alla pari, vuol dire che è un nemico che si rispetta, si considera degno di poter combattere contro me. Per cui, se un nemico si arrende, non bisogna essere vigliacchi, non bisogna colpirlo alle spalle, bisogna accettare e rispettare la resa. Questo è. E, quindi, insomma, bisognava accettare, ripeto, senza andare ad infierire, a meno che non ci fossero stati casi di ribellione, cioè se in qualche modo una delle due parti fosse venuta meno ai patti, allora in quel caso, quindi se una delle due parti fosse stato un ribelle, bellum reiterata, quindi una guerra avesse riportato alla guerra, allora in quel caso il conflitto sarebbe ripreso normalmente. Quindi una prima caratteristica, condizione della guerra romana era questa. La guerra non poteva essere improvvisata, ma doveva seguire un preciso iter. 2. La guerra doveva essere condotta in modo, tra virgolette, pulito, faccia a faccia, in un modo leale. Ecco perché, se ricordate, la pratica del temporeggiatore dal Senato non poteva essere accettata, perché questi mordi e fuggi all'interno delle guerre puniche, della seconda guerra punica in modo particolare, era visto come una vergogna per i romani. Ricordate sempre che i romani avevano questa credenza di scendere da Marte, quindi figuratevi se potevano accettare una guerra fatta di attacchi rapidi, di tradimenti, inganni, sotterfugi. E poi, ultima motivazione, ma in realtà è la prima, ripeto, la guerra doveva avere giuste motivazioni. Ad esempio, in caso di una violazione di un patto. Quindi in questo caso, quando un patto veniva violato, si parlava di perfidia, cioè violazione della fides, violazione del patto, della fedeltà, della parola data tra i popoli. Oppure, ripeto, il fatto di sentirsi minacciati e così via. Spesso questa giusta motivazione, questo bellum iustum, in realtà iustum non era perché veniva ad essere creata ad hoc veniva ad essere creata ad hoc la situazione. Quindi spesso e volentieri erano dei pretesti che spingevano i romani a condurre delle guerre, quindi solo delle scuse potremmo dire noi oggi. Anche se effettivamente la presenza della guerra a Roma ha portato comunque, non un miglioramento, però ha portato lo Stato romano a cominciare a tessere le basi, scusatemi, di quello che poi noi oggi conosciamo come diritto internazionale, perché
È vero che le guerre non sono mai positive, come vi dicevo, ma il fatto stesso che Roma ha stretto rapporti tramite la guerra con così, popolazioni così diverse tra di loro ha spinto i romani a creare una serie di patti, di leggi, di accordi, anche in merito alla cittadinanza. Quindi, insomma, da questo punto di vista, cos'è che noi abbiamo ereditato da questa sete di guerra dei romani? Il diritto. Perché giustamente queste nuove conquiste, queste, anche il concetto stesso di schiavitù, in qualche modo doveva essere valutato, doveva essere, come dire, circoscritto da delle leggi. Quindi i romani si danno da fare come dire, si danno da fare per creare un sistema di leggi efficace ed efficiente. Oggi com'è la situazione? Com'è vista oggi, com'è vista oggi la guerra? Diciamo che tutti gli stati, almeno formalmente, si impegnano a non condurre guerre. Questo perché, soprattutto nella storia contemporanea, le due guerre mondiali hanno lasciato delle cicatrici, fortissime nella storia dell'umanità. Per cui, per quanto possibile, si cerca di evitare la guerra, si cerca di tutelare la pace. La guerra viene vista veramente come il male assoluto, ma nonostante questo non mancano i conflitti. Tutt'oggi nel mondo, tuttora nel mondo sono attivi tantissimi focolai di guerra, soprattutto nelle aree o nelle aree più povere, dove ci sono forme di guerre civili, oppure paradossalmente nelle aree più deboli a livello sociale, ma più ricche a livello economico, come ad esempio il Medio Oriente. E lì, oltre, diciamo, al contesto critico che c'è a livello di gestione di queste realtà, tipo l'Iraq, la parte della Siria, l'Afghanistan, eccetera, il problema lì è dato dagli stati occidentali, dai cosiddetti paesi sviluppati, che provano in qualche modo a intervenire, provano a darsi uno spazio, a crearsi uno spazio per poter, tra virgolette, guadagnarci a livello economico. Quindi da questo punto di vista non c'è stato nessun cambiamento. Il concetto di bellum iustum continua ad esistere e molti stati dei cosiddetti paesi sviluppati ne approfittano per depredare alcune aree del pianeta. Quindi diciamo che ufficialmente l'Occidente cerca di mantenere condizioni di pace, cerca di tutelare la pace, anche se una coscienza veramente pacifista non è diffusa. E i fatti di cronaca degli ultimi tempi, quanto è successo al congresso americano nei giorni scorsi, dimostra che la guerra, intesa anche come violenza, come scontro, alberga nei cuori di alcuni uomini. E quindi basta veramente un nulla come un'elezione persa per protestare in modo abbastanza violento che può in qualche modo provocare un effetto molto più ampio. Allora, diciamo che in merito alla diffusione, non alla diffusione, alla promozione, ecco, della tutela della pace, si parla di pacifismo ed esistono due tipi fondamentalmente di pacifismo: il pacifismo assoluto e il pacifismo relativo. Che vuol dire? Il pacifismo assoluto è rifiutare ogni forma di guerra, ogni forma di conflitto, perché la guerra è vista come una dimensione negativa che può produrre soltanto altra violenza, quindi è un qualcosa da rifiutare. Dall'altra parte abbiamo il pacifismo relativo, cioè considerare la pace un valore indispensabile, però in alcuni casi ammettere la necessità di dover ricorrere, tra virgolette, alla violenza per esportare democrazia, difendere i diritti umani. Ed è il cosiddetto concetto di guerra umanitaria. Diciamo che l'Organizzazione delle Nazioni Unite si schiera teoricamente con il pacifismo assoluto, ma quando organizza le missioni di pace, per cui i cosiddetti caschi blu, cioè questi militari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU, partono e sono soldati provenienti dalle varie nazioni che aderiscono all'ONU, partono per portare aiuti umanitari, eccetera, o intervengono a livello militare, diciamo che da questo punto di vista l'ONU si schiera con il pacifismo relativo. Ecco, quindi diciamo che in teoria siamo tutti per la pace, ma in pratica alcuni conflitti, le cosiddette guerre umanitarie, vengono ad essere giustificate perché in qualche modo l'azione violenta serve per bloccare l'avanzata di dittatori o comunque di forme di governo che vanno assolutamente a ledere i diritti indispensabili, i diritti fondamentali del cittadino. Quindi è come se alcuni conflitti venissero giustificati. In realtà sappiamo sempre che dietro c'è sempre una motivazione più ampia. Di sicuro possiamo dire che
Forse la strada migliore, più che quella delle guerre umanitarie, è l'aiuto tramite le organizzazioni internazionali, quindi parte dell'ONU, l'UNICEF, Amnesty International, eccetera, eccetera, la Croce Rossa, cioè chi parte per andare ad aiutare la gente, quello è un aiuto e quella è un'espressione di pacifismo, ma nel momento in cui qualcuno parte armato, rientra nel pacifismo relativo e inevitabilmente il conflitto è sempre dietro l'angolo. Quindi, come si può risolvere la questione? In realtà è molto più complesso di quanto non sembri, perché fino a quando dietro ci saranno interessi economici, la violenza sarà sempre alla portata di tutti. Cioè, si dovrebbe in qualche modo investire sulle coscienze di ciascuno, ma è molto, ma molto, ma molto difficile. Quindi, insomma, è un discorso un po' triste, se vogliamo. Ecco. Allora, come è visto il concetto di guerra nella nostra Costituzione? Sicuramente l'articolo che più sviluppa questa idea è l'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Cioè, l'Italia parte dal presupposto che non dichiara guerra, non è per la guerra. Perché? Ripeto, l'Italia ha vissuto le due guerre mondiali, ha vissuto una dittatura, ha vissuto molto, quindi non vede nella guerra uno strumento per offendere altri popoli o risolvere problemi. Consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie, a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Coopera per mantenere la pace come gli altri stati, perché fa parte anche dell'ONU. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Infatti, i soldati italiani partono per le missioni internazionali. Gli italiani sono stati in Kosovo, sono stati in Iraq. Ricordatevi la strage di Nassiriya, in cui morirono dei carabinieri, dei uomini dell'esercito. Perché si trovavano lì quelle persone? Non era per guerra, era una missione umanitaria, perché l'articolo 11 della Costituzione sancisce proprio questo, che noi collaboriamo. Gli italiani collaborano per la pace nel mondo, per cui quando si organizzano le missioni, gli italiani partono. Questo è quanto, e qui ci sono praticamente i vari organi internazionali. Un altro articolo interessante è l'articolo 52. La difesa della patria è sacro dovere del cittadino, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Questo potrebbe, in qualche modo darci quasi un controsenso, perché? Noi siamo per la pace, però fino a un certo punto, fino al 2005 nello specifico, in Italia c'era la leva obbligatoria, cioè i ragazzi andavano a fare il soldato, detto tra di noi. Perché questo? Perché comunque la difesa della patria va garantita. Oggi cos'è cambiato? Oggi è cambiato il fatto che dal decreto legislativo, cioè scusatemi, dal 2005, che in qualche modo risponde al decreto legislativo 215 del 2001, non c'è più la leva obbligatoria, cioè i ragazzi non sono obbligati a fare il soldato. Chi vuole può arruolarsi, cioè è una scelta volontaria. E sono quattro le forze armate. Le forze armate in Italia dipendono dal Ministero della Difesa, mentre le forze di polizia dipendono dal Ministero degli Interni. La festa delle forze armate è il 4 novembre, quindi ogni 4 novembre si celebrano le forze armate. Perché proprio il 4 novembre? Perché quel giorno si ricorda il 4 novembre 1918, quando arrivò il bollettino della vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale. Le quattro forze armate hanno un unico motto, una vis, un'unica forza, e sono Carabinieri, Esercito, Marina, Aeronautica. Ultimo articolo, le Camere, che praticamente ultimi due articoli, scusatemi, 78 e 87, le Camere, questo è il 78, le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. E se qualcuno ci dichiara guerra, noi abbiamo detto che non dichiariamo guerra di nostro, non siamo per la guerra, ma se siamo attaccati, chi è che dichiara guerra in Italia? È un po' quello che succedeva nella Repubblica Romana, cioè le Camere devono deliberare, quindi Parlamento e Senato deliberano, approvano in qualche modo la dichiarazione di guerra e chi è che ha i pieni poteri? Il governo. Quindi il Presidente del Consiglio e poi nello specifico il Ministro della Difesa, perché è il Ministro della Difesa che è a capo delle forze armate, in modo particolare dell'esercito. Il Presidente della Repubblica ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Sopra
diciamo, l'azione del governo, che è quello che ha i poteri, chi praticamente dichiara ufficialmente guerra e gestisce le azioni è però il Presidente della Repubblica, perché è lui che ha il comando supremo. Quindi le forze armate dipendono dal Ministero della Difesa, ma il comando supremo spetta al Presidente della Repubblica ed è lui che dichiara ufficialmente, firma per intenderci, la dichiarazione di guerra. Finora, grazie a Dio, non ci siamo mai trovati nella situazione, finora intendo da quando è nata la Repubblica, non ci siamo mai trovati nella situazione di dover dichiarare guerra e speriamo a Dio di non doverlo fare mai. Però, in caso, gli articoli 78 e 87 della Costituzione lo sanciscono. Passiamo adesso all'altra tematica, cioè la schiavitù esiste ancora? Che c'entra con la guerra? C'entra perché spesso, l'abbiamo visto nel corso delle nostre lezioni, la guerra portava un popolo ad ottenere degli schiavi. Che cos'è la schiavitù? È una condizione giuridica, cioè stabilita dalle leggi, per cui la persona non ha la libertà di disporre di se stesso, cioè non sei padrone di te, delle tue scelte, della tua vita. Per cui puoi essere comprato, venduto, puoi essere torturato, puoi essere utilizzato nei lavori più vili, perché tu non sei padrone di te stesso, non hai diritti, no, hai solo doveri, non hai diritti, non hai possibilità di difenderti, eccetera. Nell'antichità la schiavitù era un'istituzione giuridica, cioè esisteva secondo le leggi ed era molto, ma molto diffusa. Per storia antica si intende quel periodo che va dal 3000 a.C., quando i Sumeri inventarono la scrittura, fino al 476 d.C., anno della caduta dell'Impero Romano d'Occidente. In questo lungo periodo la schiavitù è sempre esistita e non veniva vista in modo negativo, perché era concepita come un'attività necessaria per mantenere l'economia di uno Stato. L'abbiamo visto per esempio con gli Egizi, ricordate gli ebrei? Gli ebrei venivano sfruttati tranquillamente, non c'era nessuna forma di umanità nei confronti degli ebrei stessi, perché rientrava nell'economia del popolo egizio. Ma non è, questo è soltanto un esempio. I greci vivevano di schiavitù, i romani stessi. Quindi la schiavitù era un'istituzione giuridica, ripeto, stabilita dalle leggi, ma non criticabile a livello morale, perché per gli antichi era un qualcosa di normale, tra virgolette. Chi erano gli schiavi? Cioè, da dove nasceva la figura dello schiavo? O erano dei nemici di guerra sconfitti e resi schiavi, o erano delle persone, dei popoli in qualche modo che venivano conquistati da altri, quindi erano prede di razzie. Quindi, ad esempio, i barbari invadono una zona dell'Limes, occupano quel luogo, le persone del posto diventano schiave. Oppure erano dei debitori insolventi, cioè delle persone che non pagavano i debiti e quindi diventavano schiavi. La definizione più completa la dà Aristotele, questo filosofo della Grecia classica, che dice: gli schiavi sono degli strumenti animati, cioè sono degli oggetti che si muovono da soli. E nella Poetica, che è un'opera di Aristotele, questo filosofo dice che la schiavitù è giusto che esista, è legittima perché rispecchia l'ordine naturale. La società è formata da esseri superiori che usano l'intelletto e che comandano, ed esseri inferiori che usano il corpo, subiscono e quindi in qualche modo devono essere soggetti alla decisione di chi è superiore. Gli schiavi appartengono a questa categoria di inferiori, non usano l'intelletto, non sono capaci di apportare dei cambiamenti alla società, possono soltanto agire, per cui è giusto che subiscano le scelte altrui. Ovviamente a noi questo discorso fa rizzare i capelli, ma per il mondo antico era corretto. Anche a Roma la si pensava allo stesso modo, almeno fino a un certo punto. Ad esempio, Catone, il censore, non è Catone Uticense quello che muore nell'età di Cesare, Catone il censore, Catone Uticense, scusatemi, è quell'intellettuale latino, romano, scusatemi, che vive nell'età degli Scipioni più o meno, ed è colui che si oppone alla grecizzazione dei costumi a Roma. Quindi si schiera contro il circolo degli Scipioni, per intenderci. Ecco, Catone, in un'opera che si intitola De Agricultura, dice che lo schiavo è un oggetto e quindi, come tale, se non serve più, se è malato, se è vecchio, va cambiato. Non gli devi dare tanta importanza, non gli devi dare tanto da mangiare e lo devi tenere in qualche modo in una situazione di leggerezza, se vogliamo, nel senso che non gli devi dare tanta roba da mangiare e, ripeto, se non è più efficiente lo devi rimuovere, come si cambia una vecchia zappa, come si cambia un asino. Quindi non c'è nessuna considerazione per lo schiavo. L'unico che cambia un po'
La visione della schiavitù a Roma, cioè il primo che cambia un po' la visione della schiavitù a Roma è Seneca, che noi abbiamo visto aver affiancato Nerone durante il quinquennio felice, quindi siamo nella dinastia Giulio-Claudio. Seneca dice che la schiavitù non è una cosa naturale, è un prodotto umano e che esistono due tipi di schiavitù. Una schiavitù economica, ed è questa che lui in qualche modo accetta a livello economico, perché effettivamente gli schiavi servono nella società, però non concepisce la cattiveria con cui l'uomo si rivolge allo schiavo. Seneca dice che verso lo schiavo comunque bisogna comportarsi in modo umano, non bisogna trattarlo appunto come un essere inferiore, perché siamo tutti quanti uomini. Quindi da questo punto di vista Seneca non vuole l'abolizione della schiavitù, perché a livello economico serve, però gradirebbe una maggiore umanità nei confronti della schiavitù stessa, quindi nei confronti degli schiavi. Quindi dicevo, individuo due tipi di schiavitù, una schiavitù economica, concepita così come vi ho detto, e una schiavitù spirituale. Per Seneca i veri schiavi non sono quelli comprati e venduti, i veri schiavi sono gli uomini, a prescindere se nati liberi o meno, che sono vittime delle passioni. Quindi diciamo che è una schiavitù, quella di cui parla Seneca, la vera schiavitù, quella di cui parla Seneca, è la schiavitù che purtroppo oggi esiste, quella che porta ad esempio alle dipendenze, quella che ci spinge ad essere inclini all'ira e così via. Oggi com'è la situazione? Innanzitutto, ragazzi, la schiavitù è stata abolita ufficialmente soltanto all'inizio dell'Ottocento. Pensate alla tratta dei quelli che si chiamavano negri in modo dispregiativo, avvenuta tra il 600 e l'800, e tutte le persone che sono state rese schiave dai conquistadores in poi. Soltanto ripeto, all'inizio dell'Ottocento è stata abolita la schiavitù ed ufficialmente c'è un articolo di legge nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, articolo 4 nello specifico, che dice: nessun uomo dovrà essere tenuto in schiavitù. La schiavitù e il commercio di schiavi devono essere proibiti in ogni loro forma. Cioè, ufficialmente, in modo particolare con questo articolo 4 del 1948, sparisce la schiavitù come istituzione giuridica, perché le leggi di tutto il mondo, più o meno, affermano l'uguaglianza giuridica, cioè i cittadini sono uguali davanti alla legge, a prescindere dal sesso, dall'età, dall'etnia, eccetera, dalla condizione economica, eccetera. Spesso però questa è soltanto un'uguaglianza formale, cioè scritta sulla carta. Poi, nella vita di tutti i giorni, l'uguaglianza sostanziale, concreta, manca. Oggi si cerca di garantire i diritti civili a tutti, in modo particolare la libertà, un sacrosanto diritto. La libertà che ti porta ad agire in modo autonomo, sempre però nel rispetto della libertà altrui e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, cioè uno non può fare ciò che vuole. Quali sono gli articoli della Costituzione italiana che sono legati al concetto di libertà? Nella nostra Costituzione non si parla di schiavitù in senso stretto, però ci sono delle tematiche relative all'uguaglianza, alla libertà e alla qualità del lavoro. Sono gli articoli 3, 35 e 37. L'articolo 3 recita che tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, e poi continua senza distinzione di razza, eccetera. Eguali, hanno pari dignità, hanno un'uguaglianza davanti alla legge, a livello formale. Sostanziale, non sempre ciò accade. Articolo 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Che vuol dire? Vuol dire che ad esempio il lavoro nero o la schiavitù o lo sfruttamento minorile o di qualsiasi altro genere non è concepito, cioè è punibile. Tipo il caporalato, queste persone, soprattutto extracomunitarie, ma non solo, che vengono assoldate in nero a pochi euro per ad esempio raccogliere i pomodori, per raccogliere le clementine, le arance. Ecco, questa cosa qui non è legale. La Costituzione la condanna, la punisce. Articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. La legge stabilisce il minimo di età per il lavoro salariato. Quindi tutela la donna, dicendo che ufficialmente percepisce tanto quanto l'uomo, e poi stabilisce un limite. Un ragazzino di 10 anni non può andare a lavorare. Ora, in realtà si sa che questo è a livello formale. Nella realtà come va a finire? Che soprattutto gli stagionali vengono assunti in nero, spesso ci sono dei ragazzi più piccoli dell'età prevista per iniziare a lavorare, e quando si deve assumere una donna,
non c'è effettivamente pari opportunità lavorativa, perché chi assume una donna spesso sa che la donna può andare in maternità, per cui deve pagare l'assegno di maternità, allo stesso tempo deve trovare qualcuno pronto a sostituirla, quindi spesso, soprattutto nel privato, si preferisce assumere un uomo piuttosto che una donna. Ecco, quindi questo per dirvi che spesso noi abbiamo i diritti, abbiamo l'uguaglianza, ma è un'uguaglianza formale sulla carta. Nella concretezza, l'uguaglianza sostanziale spesso manca. E come si può avviare a questo? Con l'educazione, nel senso cercando di diffondere veramente tra le persone il concetto di uguaglianza in questo caso. Quindi, ricapitolando e tirando le fila del discorso, oggi ufficialmente, dall'inizio degli 800 in poi e poi nel 1948 nello specifico, la schiavitù come istituzione giuridica non esiste più. Però ci sono nuove forme di schiavitù, si parla di una schiavitù moderna o di nuovi schiavi. Quindi ci sono delle persone che, anche se a livello giuridico sono dei cittadini, quindi hanno diritti, doveri e sono liberi, in realtà non hanno una piena libertà. E chi sono? Sono le persone sfruttate, sono le persone che lavorano in nero, oppure, se vogliamo riprendere il concetto di Seneca, tra i nuovi schiavi rientrano anche le persone che sono soggette a dipendenza. Allora, qual è l'attività che dovete svolgere? Allora, approfondire questo concetto di schiavitù moderna. Che cos'è oggi la schiavitù? Chi sono i nuovi schiavi? Le persone sfruttate, il lavoro nero, quello che vi pare, gli extracomunitari, quello che volete. E in che modo si sta cercando di risolvere questo problema? Potete fare riferimento anche all'Agenda ONU 2030. C'è qualche punto dell'Agenda ONU che parla, ad esempio, di dignità dell'uomo, di uguaglianza, di lavoro? Approfondite, questo è il compito che vi lascio. Ciao!